take your seats. Potete prendere posto. Hey, I come from Bulgaria. Io vengo dalla Bulgaria. How many people know where Bulgaria is? Be honest. Quanti di voi sanno dov'è la Bulgaria? Of course, Pastor Francesco knows. Certo che il pastore Francesco lo sa. Don't be afraid to shout me down, okay? You can talk back to me. This is a conversation. Potete rispondere mentre parlo, questa è una conversazione. I'm just another broken man coming with a story. Sono soltanto un uomo rotto che ha una storia da raccontare. And I just pray and I hope that you take something away from it today. E io prego e spero che voi vi portate a casa qualcosa. Okay. Beautiful. Well, today I have something on my heart that I've been thinking about. C'è qualcosa che è nel mio cuore che voglio condividere con voi. And I thought I would revisit all of my Italian traveling. E rivisiterò tutto il mio viaggio in Italia praticamente. So recently I went to Sicily. Recentemente sono stato in Sicilia. How many Sicilians in here? Quanti siciliani hey, ci sono qui? Come on, shout out in the house, you guys. Very good. I ate too many arancinis, you guys. Ho mangiato troppi arancini. Whoever put rice and ham and cheese and what was it? The green nut stuff. The what? The green nuts. Oh, the pistachios. Pistacchio. Cioè praticamente il riso. I got saved again. Il formaggio. Il prosciutto e pure il pistacchio, cioè sono nato di nuovo. You guys are incredible. Siete fantastici. But I was thinking, through all of my traveling, ma stavo pensando che in tutto il mio viaggio I've seen the great culture of Italy. Ho visto la grande cultura italiana. The hospitality. L'ospitalità. I've had opportunity to have lunch with the man himself. Ho avuto l'opportunità di avere un pranzo con qui l'uomo in persona. Ho avuto l'opportunità di avere il pranzo con il pastore Francesco, di stare con Jessica e Salvo, con molti di voi. And I've seen culture. E ho visto la cultura. Culture through which God significantly moves. La cultura attraverso la quale Dio si muove. I got impacted so deeply. Sono stato toccato profondamente. So deeply. Profondamente. Jessica knows the story. Jessica conosce la storia of me meeting Jesus in her house. Che ho veramente incontrato Gesù mentre ero a casa con lei. In person. In persona. Pretty incredible. È stato veramente incredibile quel momento. But more than that, I saw the need for change. Ma la cosa che ho visto principalmente è stato il bisogno del cambiamento. So many of you attending this church. Molti di voi qui che sono in chiesa, che vengono in chiesa qui, have been praying, stanno pregando, and serving, e servendo, and sowing, e seminando, and believing, e credendo. And I think it's time. Ma credo che è il momento. You step into what you've been praying. Che tu cominci ad andare verso quello che per cui stai pregando. How many people are ready to step this morning? Quante persone sono qui pronte a fare un passo? I said, how many people are ready to step this morning? Quante persone qui sono pronte per fare il passo in avanti? Come on. How many people on Instagram here this morning? Quante persone hanno aperto Instagram questa mattina? Facebook. Facebook. Pastor Mario, I know you're on Facebook. Pastore Mario, lo so che c'hai Facebook, eh? You're somewhat of a queen bee of Facebook. Tu sei tipo una leggenda su Facebook, secondo me. How many people know that on social media everybody loves to post? Quanti di voi sanno che nei social media tutti amano postare qualcosa? The finished product. Amano postare però il prodotto finito. Nobody wants to post the Monday, the Tuesday, the Wednesday when they get out of bed. Nessuno vuole postare il lunedì, il martedì, il mercoledì quando si alzano dal letto. Nobody wants to post the hard work towards the holiday. Nessuno vuole postare il duro lavoro che c'è stato dietro la vacanza. But the holiday. Ma vogliono postare la vacanza. Nobody wants to work and post towards the promotion, they just want to post the promotion. Nessuno vuole postare il lavoro che c'è stato per arrivare alla promozione. Not many people want to post about the prayer and the devotion and the struggle, they just want to post about the breakthrough. Nessuno vuole postare alle preghiere, alla fatica che si è fatto per arrivare alla svolta, ma tutti vogliono postare la svolta. In this season, in questa stagione, for the church in Italy, I believe Italy is God's country. Io credo
che la, l'Italia è veramente la nazione di Dio. Sorry, did you hear me? Ma avete sentito? I believe Italy is God's country. Io credo che l'Italia è la nazione di Dio. And if we're gonna reach people, e se vogliamo raggiungere le persone, get a little louder. Dobbiamo essere un po' più un po' più sonori, dobbiamo fare un po' più rumore. Okay? Okay? So this morning the title of my message is Turn the Page. Il titolo del mio messaggio è Svolta pagina. In order to turn the page, there's always a process. Per voltare pagina c'è sempre bisogno di un processo. In the process, we often discover hardship. Nel processo incontriamo difficoltà. And in many ways, we meet God more intimately than we're at the top. Possiamo anche dire che incontriamo Dio in maniera più profonda in quei momenti di quando siamo sulle vette. So this morning, perciò questa mattina, point number one is protect your view of the process. Il mio primo punto è proteggi la tua visione del processo. Can I just say, whether you like it or not, you are a work in progress. Voglio dirvi, anche se vi piace o no, voi siete un lavoro in corso. None of us have it together. None of us have it together. Nessuno di noi è già pronto. If you do, let me know. I'd love to listen. Se tu sei già pronto, chiamami perché voglio proprio avere una conversazione con te. I came this morning to encourage some people and say. Sono qui questa mattina per incoraggiare qualcuno e dire that God loves you so much. Che Dio ti ama così tanto. Where He will take you from where you are. Che ti porterà da dove sei. But loves you too much to leave you like that. Che ti ama dove sei. Ma ti ama così tanto per lasciarti nel modo come sei. Okay. I love I joke about Pastor Mario being on Facebook. Ho fatto una battuta riferita al pastore Mario che era su Facebook. But way too often with my very rubbish Italian I try to understand his live streams. Anche molte volte io però cerco di capire quello che proviene da lui. This man at this age is still trying to reach people. So what are you doing? Perché il pastore Mario a la sua età cerca ancora di raggiungere gli altri. E la mia domanda è: cosa stai facendo? I'm just saying. È solo per dire, eh. I want to challenge you this morning. Voglio sfidarti questa mattina. Challenge your thinking. Voglio sfidare il tuo ragionamento. And I'm not talking at you, I'm talking at myself this morning. E non sto neanche parlando a te, sto parlando a me. Oftentimes we pray for God to open doors. Spesso preghiamo e chiediamo a Dio di aprire porte. We say, God, show me the way. Which way should I go? E diciamo, Signore, mostrami la via. Quale via devo prendere? But God is there saying, have faith. I've already done it. Ma Dio ti dice, devi avere fede perché io l'ho già fatto. You see, too often we think God's gonna just open the door for us, like, hey, welcome to Walmart. Alcune volte ci aspettiamo che Dio apra la porta come ehi, benvenuto al supermercato. But a faith that can be tested can be trusted. Ma una fede che può essere toccata, che può essere vista, non può avere fiducia. So I want to say this morning, perciò voglio dire, when you pray the prayers, when you commit to devotion, when you commit to giving and fasting, mentre ti impegni alla preghiera, ti impegni con il tuo devozionale con Dio, ti impegni nel dare o ti impegni nel digiunare, trust that God has unlocked the door, he's just waiting for you to push it open. Devi confidare che Dio quella porta l'ha già sbloccata, sta soltanto aspettando che tu gli dai una piccola spinta. For too many of you the door is unlocked and you're just sitting and waiting, and what are you waiting for? Per molti di voi la porta è lì, già sbloccata, già aperta. Dio sta semplicemente aspettando che tu gli dai una piccola spinta. Now is the time. Ora è il tempo. I don't know how many preachers you need to hear from, but now is the time. Non lo so quante volte te lo devi sentire dire, ma ora è il tempo. Now is the time. Ora è il tempo. John 16:33. In Giovanni 16:33, the Lord has said. Il Signore ha detto. You can
vi ho detto tutto questo perché abbiate pace in me. Qui sulla terra avrete molte prove e molti dolori, ma fatevi coraggio perché io ho vinto il mondo. How many people know his love this morning? Quanti di voi conoscono il suo amore questa mattina? Do you know how good he is? Tu conosci quanto è buono Dio? So if you know that, what are you waiting for? Perciò se tu lo sai, cosa stai aspettando? Now is the time. Ora è il tempo. Come on, do you believe it this morning? Lo credi questa mattina? Come on, we have 1 hour and 58 minutes and 2 seconds. Abbiamo ancora 1 ora e 58 minuti e 2 secondi per qui. I'm joking. Scherzo. Throughout traveling, and I'm guilty of this myself. Attraverso il viaggiare, anche io ho commesso questo errore. I've seen way too many Christians waiting to get themselves together. Ho visto molti cristiani l'aspettare di radunarsi insieme, di essere perfetti. Have the job, have the finances. Molte volte ho visto cristiani che aspettano per fare il passo l'essere perfetti, avere un lavoro, have the clear path to walk down. Avere un percorso libero davanti a loro. But who told you that God can't use you just as you are? Ma chi ti ha detto che Dio non ti può usare proprio come sei? Like really? Who did? Veramente, chi te l'ha detto? If somebody told you that you're not ready, I don't know what gospel they read. Se qualcuno ti ha detto che non sei pronto, io neanche so che tipo di Vangelo loro hanno letto. Because if the gospel of Jesus was about being ready, none of us will ever get there. Perché se il Vangelo di Gesù riguardava il noi essere pronti, nessuno di noi avrebbe mai potuto fare niente. None of us. Nessuno di noi. So how many people are ready this morning? Quanti di voi questa mattina sono pronti? To step in faith. Per fare un passo di fede. Faith that can be tested. Una fede che può essere provata. And faith that can be trusted. E una fede in cui puoi riporre fiducia, in cui Dio può mettere fiducia. I asked the question. Faccio la domanda. How many are ready? Ho fatto la domanda. Quanti di voi sono pronti? Better. Meglio. We're on point two. You guys can get a little bit rowdy. Ora siamo al punto 2. Shout out to Josh. How good of a translator. Fate un applauso a Josh. Quanto bravo traduttore è. Josh and I, by the way, met in 2017 when this church began here. Noi ci siamo incontrati nel 2016, io e Joshua. So many, many would say we are in the top 40 of the best-looking Italian men. Qualcuno di voi potrà dire che noi siamo nella graduatoria dei numeri 40 italiani più belli. I don't know. Pastor Mario said it on a live stream. I don't know. Pastor Mario l'ha detto in uno dei suoi momenti su Facebook. Are you ready for point number two? Siete pronti per il punto numero 2? If you're taking notes, when you go through a process, se prendi appunti mentre attraversi un processo, God often breaks down, Dio alcune volte ferma, breaks through, alcune volte si manifesta, and raises the bar again. E alcune volte alza l'asticella un po' di più. For so many of you, you've been broken down. You've seen the breakthrough and the bar is already up. Alcuni di voi ha visto il fermarsi, alcuni di voi ha visto la svolta e alcuni di voi hanno visto Dio che alzava l'asticella un po' di più. You know, in our generation it's quite sad actually. Nella nostra generazione è un po' triste quello che vi sto per dire. Too many people love movies like The Walking Dead. Molti di questa generazione amano le serie o i film come Walking Dead. Because everybody identifies with the zombies. Perché tutti si identificano con zombie. Just going through the motion. I zombie cosa fanno? Vanno nel movimento della vita. We wake up, we go to work. E così noi ci alziamo, ci svegliamo, andiamo al lavoro. Sunday come, we sit in the same chair we sit every week. Arriva la domenica, ci sediamo nella stessa sedia. We say amen, thank you Jesus. Diciamo amen, grazie Gesù. We give our 10%. Diamo il nostro 10%, la nostra decima. And we restart on Monday. E il lunedì ricominciamo. I don't want to miss the moment. Io non voglio mancare il momento. Of missing God's mark.
il momento dove Dio mi metterà un marchio sulla mia vita. And I'm facing my own challenges right now. E io ho le mie sfide davanti a me. But God is saying it's time to step into the next level. Ma Dio mi sta dicendo è il momento che fai un passo verso il prossimo livello. Did you know the most painful part of your process? Sai che la parte più dolorosa del tuo processo will also produce the most power in your life. Produrrà potenza nella tua vita. Eccoci qui ritrovati nello studio della nostra chiesa Equippers. Spero che questo video che stai seguendo sta benedicendo la tua vita, anzi ne sono sicuro. La parola di Dio fa sempre la differenza nella nostra vita. E se ormai questo è il tuo metodo per ricevere parola, perché forse non hai una chiesa o forse sei lontano dalla nostra chiesa, ti voglio dire, se Equippers è diventata la tua famiglia, ti incoraggio a fare qualche passo in più per farti conoscere da noi, perché no, visita il sito equippers.it dove potrai connetterti con il nostro gruppo online su Zoom. Non vedo l'ora di conoscerti, non vediamo l'ora di conoscerti. Inoltre abbiamo un network incredibile di amici, di chiese, di gruppi in casa in tutta Italia, lo trovi sempre sul nostro sito. Oggi voglio prendere qualche minuto per parlarti di come anche tu puoi contribuire per l'avanzamento dell'opera di Dio che stiamo portando avanti sotto questa bandiera Equippers, che altro non è che equipaggiare le persone per una vita vittoriosa attraverso la fede in Cristo Gesù. Oggi voglio parlarti del potere del seme. Intanto il verso che voglio leggere si trova in 2 Corinzi 9:10 e dice così: che colui che fornisce al seminatore la semenza e il pane da mangiare, due cose, al seminatore la semenza e il pane da mangiare, fornirà e moltiplicherà la semenza vostra, e accrescerà i frutti della vostra giustizia. Molte volte noi non ci rendiamo conto che tutto quello che Dio manda nella nostra vita o verso la nostra vita non è tutto pane da mangiare, non è solo per il nostro nutrimento. Ogni volta che io personalmente ricevo un qualsiasi cosa, un'entrata, uno stipendio, un'offerta, qualunque cosa io ricevo, io chiedo sempre al Signore che cos'è pane e che cos'è seme. Perché qui dice la scrittura che Dio moltiplicherà la semenza. Ora, dalla semenza noi abbiamo anche il pane, possiamo mangiare, ma la semenza non è solo per il pane, ciò che Dio ci dà non è solo per il mangiare. Alcune cose sono per noi, altre cose sono per il campo di Dio. Il terreno non può rimanere inerte davanti al potere del seme. Non c'è un terreno che può dire al seme: io non rispondo a te. Non c'è un terreno che può dire al seme: tu non mi fai paura. Non c'è un terreno che può dire al seme: tu non mi cambi. Assolutamente no. Il terreno deve rispondere al potere del seme. Solo che quando parliamo anche delle nostre offerte, del nostro dare, e lo vediamo in forma di seme, ci dobbiamo rendere conto che il seme nella nostra tasca è inerte, ma il seme nel terreno, e solo nel terreno, è potente. E troppe volte non vediamo certe cose che Dio ha in mente per noi perché tratteniamo quello che Dio ci ha dato come seme confondendolo come pane. E allora ti voglio incoraggiare. Se Equippers sta benedicendo la tua vita e ci vuoi aiutare a portare avanti sempre di più questo progetto attraverso televisione, social media, radio, distribuzione di libri gratuiti come tu forse ben sai, corsi di formazione biblica gratuiti, ti incoraggio a visitare il mio sito se ancora non lo hai fatto, i miei profili Instagram francescobasili.tv per ricevere tutto quello che mettiamo a disposizione gratuitamente, ma lo possiamo fare perché qualcuno crede nel potere del seme. E ti incoraggio, se tu vuoi, puoi aiutarci ad andare avanti attraverso il sito equippers.it, puoi diventare un donatore regolare o con una semplice donazione, anche piccola, una tantum, ci aiuterai. Ti lascio a quello che è il messaggio che stavi ascoltando. Dio ti benedica. The most painful part. La parte più dolorosa. Some of you have been here, seen revivals. Alcuni di voi hanno visto magari
qualche tipo di risveglio. Seen people get the breakthrough. Hanno visto persone arrivare alla svolta che cercavano. Watching God move. Hanno visto Dio muoversi. And you ask, what about me? E ti chiedi, e io? I'm here, I'm waiting, I'm doing the things you're asking me to do. Sono qui, sto aspettando, sto facendo le cose che tu mi stai chiedendo di fare. I want to say God's not done with you yet. Ma io voglio dirti, Dio non ha finito con te. God is not done with you yet. Dio non ha finito con te. God is not done with you yet. Dio non ha finito con te. I don't know if you work in a coffee shop. Non so se magari lavori a un bar. You can make the best cappuccino. Tu puoi fare il cappuccino migliore. Pray over the beans. Puoi pregare sui chicchi di caffè. You know, get the best cappuccino out there. Affinché venga il miglior cappuccino. Maybe you work in a supermarket. Forse lavori in un supermercato. Give people the best service. Dai agli altri il servizio migliore. You make people think, what got into that person to be that nice? E magari quella persona dice, ma perché quel cassiere, quel lavoratore era così gentile con me? You might say, but Ishu, you don't know my process. Forse tu dici, Ishu, ma tu non conosci il mio processo. You don't know my pain. Tu non conosci il mio dolore. You don't know the giants I'm battling right now. Tu non conosci i giganti che sto sfidando ora. That part right there, that I don't know. Quella cosa che io non so, che non conosco. That part right there will either be your prison or it will be your platform. Quella parte che nessuno conosce. It will either be può essere la tua può essere la tua prigione o potrebbe essere la tua promozione. You have a platform. Each one of you has a platform. Potrebbe essere la tua prigione o la tua piattaforma su cui parlare. In 2 Corinthians 12, in Seconda Corinzi 12, Paul breaks it down very well for context. Paolo parla di questo, vi do un po' di contesto. Paul has an issue and he is going through a process. Paolo ha un problema e attraversa un processo. He's got something he hasn't gotten victory for yet. Ha un problema la quale ancora non ha avuto una vittoria sopra. He's prayed about it. He's asked for help. Ne ha pregato, ha chiesto aiuto. And here's what it says. You can read it in Italian. E questo è quello che la parola dice. Tre volte ho pregato il Signore di togliermelo, ma Lui mi ha detto, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è resa perfetta nella debolezza. Perciò mi vanterò ancora più volentieri delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Per questo, per amore di Cristo, mi compiaccio delle debolezze, degli insulti, delle fatiche, delle persecuzioni, delle difficoltà, perché quando sono debole, allora sono forte. For when I'm weak, then I am strong. Perché quando sono debole, allora sono forte. I'm gonna say it again. For when I'm weak, lo dico ancora, perché quando sono debole, then I am strong. Allora sono forte. God will receive the most glory through your brokenness. Dio riceverà la sua gloria attraverso quello che tu vincerai. The more scars you have, the more stories you'll be able to tell. Più cicatrici hai sulla tua pelle, più storie potrai dire. The more you've been through, the more he'll be glorified. Più cosa hai passato, più gloria puoi dargli. All glory goes to Jesus. Tutta la gloria va a Gesù. Thank you, Jesus, for we don't need another thing from you. Grazie Gesù perché noi non abbiamo bisogno di nient'altro da te. You did it all on the cross when you died for us. Tu hai compiuto tutto sulla croce quando sei morto per noi. Forgive us for always being selfish and asking and asking and asking. Perdonaci per essere stati sempre avari e abbiamo chiesto, chiesto, chiesto. When all we need to do is just praise you. Ma noi vogliamo pregarti. And worship you. Vogliamo adorarti. And listen to your voice. E vogliamo ascoltare la tua voce. I've come to understand that God works in whispers. Nel mio percorso ho imparato a capire che Dio lavora in sussurri. How many people know to hear a whisper
You need to be really close. Quanti di voi sanno che per sentire un sussurro bisogna stare veramente vicini? I have come to meet Jesus in this house too many times to count. Ho incontrato Gesù in questa casa tantissime volte. And it's because each one of you. E è perché per quello che ognuno di voi ha fatto, perché ognuno di voi è qui. You have it. Tu ce l'hai. It's there. È lì. Just get going. Vai avanti. It's funny, back in, I wasn't planning to tell this story, but I'm going to try and keep it brief. Voglio raccontarvi una storia che non avevo pianificato. I'm a young entrepreneur. Sono un giovane uomo d'affari. Somebody that's trying to make it in the business world with God's grace. Qualcuno che cerca di stare nel mondo degli affari con la grazia di Dio. And I was doing rather well. E stavo facendo bene. For quite a few years. Per qualche anno. Until one day I woke up and I lost it all. Ma un giorno mi sono svegliato e ho perso tutto. Quite figuratively. Ho perso tutto figurativamente. Many of you know Lydia. Lydia can tell you the story. Molti di voi conoscono che io sto uscendo con Lydia e Lydia può dirvi la storia. But I had a turning point. Ma c'è stato un momento di svolta nella mia vita che dovevo svoltare, fare un'inversione a U. I had the choice either to get into the normal world and a normal job just to make money. La scelta era fare, prendere un lavoro normale. Or just to trust God and say, bring me the right thing you need. Oppure pregare a Dio chiedendo, Signore, mostrami e portami la cosa che tu vuoi che io faccia. I prayed for 3 months. I had money in my bank account for 3 months of bills, rent and whatever my living salary was. Per 3 mesi ho pregato, avevo soldi messi da parte per 3 mesi, per pagare le bollette, per pagare gli affitti e per pagare le spese. Per 3 mesi ho pregato. It's a bit quite crazy actually, because I was very peaceful about losing all of it. Ma è strano, perché anche se ho pregato per 3 mesi e io avevo solo 3 mesi da soldi da parte, avevo pace. Month number one, no opportunities. Primo mese passa, nessuna opportunità. Month number two, conversations but no real opportunities. Secondo mese, tante conversazioni ma nessuna opportunità concreta. Month number three rolls around. Il mese numero 3 comincia, sta per finire. For those of you who know me, I'm quiet, common sense, strategic person. I like to know how much I spend, where I spend it, how I spend it. Per chi mi conosce sa che io sono molto strategico. Mi piace sapere quanto guadagno, quanto spendo, come lo spendo, molto preciso. It's almost like I experienced what it's like to have kids. I just didn't see my money come and go. Ma è come se c'è stato un momento che non vedevo, non capivo i miei soldi come venivano, se ne andavano soltanto. Month three comes to an end. Il terzo mese arriva alla fine. And my rent goes out on a very specific date, on the 28th of the month, automatically the money goes. E a me mi prendono l'affitto sempre lo stesso giorno, dal mio conto corrente il 28 di ogni mese i soldi dell'affitto vengono presi. I had exactly the amount of money in my bank account for it to clear. E avevo precisamente i soldi per pagare l'affitto. I go, God, I trust you. E ho detto, Signore, confido in te. I know you're gonna come through. Lo so che alla fine ti manifesti. But right about now we'll be pretty great. Finora ce l'abbiamo fatta bene, siamo stati bene. That same afternoon, Lydia can tell you. Ma se ti manifesti ora sarebbe buono, e Lydia può dirtelo. I got a phone call. Quel pomeriggio mi hanno chiamato. From 3 months ago. 3 mesi prima. Where I had a conversation about potential opportunity. Ho avuto una conversazione riguardo un'eventuale opportunità. Long story short, the people I spoke to turned out to be Christian couple. Vi racconto una storia lunga in pochi termini. Una coppia con cui avevo parlato erano una coppia cristiana. Have been praying for somebody to come and help in their business. E loro stavano pregando, chiedendo che qualcuno potesse andare lì e aiutarli nel loro business.
And they had lined up probably something like 16 interviews with people. E avevano come 60 persone da con cui fare il colloquio. And when we jumped on the call, quando io ho fatto la chiamata con loro, they said to me, "Ishu, we follow you on Instagram. We have a previous relationship from years ago, just kind of friendship types thing." Loro mi hanno detto, "Ishu, ti seguiamo su Instagram e noi avevamo una relazione d'amicizia per qualche anno prima." But we're about to have a baby, and we've been praying to God to bring the right person for us. E loro mi hanno detto, "Noi stiamo per avere un bambino e stiamo chiedendo a Dio di metterci vicino a noi la persona giusta." They said, "We've been praying and we just can't shake your name. We don't want to start interviewing 16 people. We just want to talk to you first." E loro mi hanno detto, "Noi non vogliamo parlare con tutti e 60. Prima vogliamo parlare con te." Little did they know, I was praying for God to bring the right opportunity. E loro non sapevano che io in realtà stavo pregando Dio per portarmi alla giusta opportunità. Can I just say, God comes through in the moment, in the point where you feel like you're gonna drop, but it's that point where you get caught. Dio si manifesta nella tua vita nel momento in cui sei lì. Pensi che stai per cadere e poi mentre cadi giù vieni preso da Dio. My question for you this morning is, are you ready? La domanda questa mattina è: sei pronto? Are you ready to jump this morning? Sei pronto per saltare questa mattina? I'm not here to waste your time for 20 minutes. Non sono qui a farti perdere tempo. I'm not here to motivate you. Non sono qui per motivarti. In fact, I don't really care how motivated you feel. Infatti, neanche mi interessa tanto quanto ti senti motivato. I just care that you get moving. Quello che mi interessa è che tu fai il passo avanti e cominci a muoverti. I said this to you a couple of times the last few months I've been here. When I've been here the last few months, I've said a couple of things to Jessica. Jessica, quando sono venuto qui ti ho detto qualche cosa un paio di volte. You've been praying and you've been faithful and you've been really trying to be in God's presence all the time. Tu stai pregando, sei fedele e hai sempre cercato di stare alla presenza di Dio. It's no better time than now. Non c'è miglior momento che ora. He's unlocked the door. Lui ha sbloccato la porta. Push it open. È aperta, si deve solo spingere. Push it open. Si apre facilmente. You're in covenant. You're in covenant. Tu sei in un patto. You're a great church that loves you. Sei in una chiesa che ti ama. You're protected. Sei protetta. And right now you're here. E ora sei qui nella situazione pronta per saltare. Are you ready to go? E tu sei pronta ad andare. Faith that can't be tested can be trusted. La fede che può essere vista. This is faith. Che non può essere provata. This is faith. Non gli si può dare fiducia. Questa è la fede. Thank you, Lord, for Jessica and Salvo. Thank you for our family. Stretch your hands. Grazie, everybody. Signore, per Jessica e Salvo. Grazie per la loro famiglia. Thank you for the way that you've been moving in their life. Grazie per il modo in cui ti stai muovendo nella loro vita. Thank you, Jesus, just for a brilliant home. Grazie per una casa straordinaria. For a Holy Spirit-filled home. Per lo Spirito Santo che riempie quella casa. We don't need another conviction. Non abbiamo bisogno di più convinzione. We trust you. Abbiamo fiducia in te. By the end of this month, Lord, ma in questo momento we pray for a step of faith, a step of action. Noi preghiamo per un passo di fede, un passo d'azione. In the name of Jesus. Nel nome di Gesù. Thank you, Lord. Grazie, Signore. How many people resonate with what I'm saying? Quanti di voi si rispecchiano in quello che ho che sto dicendo? It's okay if you don't. Not everybody has to. Non va bene. E va bene se non ti identifichi con questo, perché non tutti devono.
In closing, point number three will be don't cheat the process. In chiusura, il punto numero tre è non imbrogliare il processo. You know, I'm somewhat of quite a passionate, creative individual. Io come persona sono passionale e sono anche creativo. Things come quite naturally to me. Le cose riescono naturalmente per me. I'm not anything special. Non è che sto dicendo che sono speciale. But one thing I've seen, ma una cosa che ho visto, and again I'm guilty of this myself, e ho commesso anch'io questo errore, is that sometimes what we see in other people as gifted, è quello che vediamo in altre persone che come doni, che hanno dei doni, people who are doing great things for God, persone che stanno facendo cose grandi per Dio, they simply learned what they learned in the prison. Loro hanno imparato quello che hanno imparato nella prigione. They chose to walk out of that prison and chose to make it a platform. Loro però hanno deciso di uscire fuori dalla prigione e farne un pulpito, una piattaforma. So what we see as a gift was really a lesson they got in their brokenness, in their prison. Perciò quello che noi vediamo come dono era semplicemente una lezione che hanno imparato nella prigione. So whatever your prison may be, perciò qualsiasi prigione in cui tu ti trovi, can I encourage you, choose to make it a platform. Voglio incoraggiarti a farla diventare un pulpito. Whatever it may be. Qualsiasi prigione è. I don't know what you're struggling with. Non so le lotte che stai attraversando. Whatever your giant looks like. Qualsiasi sembianze ha il tuo gigante. God has overcome all of it already. Dio lo ha già vinto. I'm gonna say it again. God has overcome all of it. Dio ha già vinto tutti i giganti. È divertente perché continuo a pensare Mary's story alla storia Mary's story where alla storia di Maria. Jesus met her, dove Gesù l'ha incontrata, forgave her, l'ha perdonata, welcomed her into his circle, l'ha invitata nella sua cerchia. Really, she had it figured out, you know, forgiven, saved, walking with Jesus. E pensate, lei è stata salvata, perdonata, ha cominciato a viaggiare con Gesù. And she went back to her old life. E poi è tornata alla sua vita. What did God do? Cosa ha fatto Dio? Come home. Gli ha aperto le braccia e ha detto, vieni a me. I don't know what you've been through. I don't know what you're going through. I don't know the choices you're making. Non importa quello che stai attraversando, le scelte che stai prendendo. You can always come home. Tu puoi sempre tornare a casa nelle braccia del Padre. There's always a turning back point. C'è sempre un momento in cui tu puoi fare un'inversione a U e tornare nelle sue braccia. There's always a turning back point. C'è sempre il tempo per tornare a lui. I think as we kind of come to closing, mentre andiamo verso la conclusione, as you step on your platform, così che tu fai un passo sopra la tua piattaforma, sopra il tuo pulpito, as you begin to work towards God's plan, mentre cominci a lavorare verso il piano di Dio, better soil will come a better song. Con il terreno migliore arriverà una stagione migliore. With a better soil will come a better song. Con un terreno migliore il raccolto sarà migliore. Why don't we stand together? Perché non ci alziamo in piedi? Thank you so much for
giving me the time this morning. Grazie per avermi dedicato tempo. Just one broken person trying to share a little bit of something. È solo una persona rotta che ha cercato di raccontare una storia. I don't want to spend one moment going through the motions. Io non voglio spendere un momento semplicemente sopravvivendo. Now's the time. Ora è il tempo. Ora è il tempo. No, ora è il tempo. Now is the time. Ora è il tempo. Lift your hands if you will. Alzate le mani se volete con me. Thank you, Jesus. Grazie Gesù. Thank you, Father, for your faithfulness. Grazie per la tua fedeltà. Thank you, Jesus, for not giving up on us. Grazie perché tu non hai mollato con noi. Thank you, Jesus, for always looking past the things that are not from you. Grazie Gesù perché tu guardi oltre le cose sbagliate che noi facciamo. Father, I pray that these people this morning leave different than the way they walked in. Io prego, Signore, che ognuno di noi qui se ne vada differente di come è entrato. Thank you, Lord, that you are a miracle worker. Grazie perché tu sei colui che fa i miracoli. You are a way maker. Colui che fa la via. You are sovereign. Tu sei il sovrano. You are king. Tu sei il re. All glory goes to you, Jesus. Tutta la gloria va a te, Gesù. And in this next season of this church and this community. E nella prossima stagione di questa chiesa, di questa comunità. I declare and I pray that we stepped into your new level. Io prego che noi entriamo nel tuo prossimo livello. Thank you for all the unlocked doors. Grazie per tutte le porte che hai sbloccato. We declare that we're going to push them open this morning. E noi dichiariamo che andremo ad aprirle. In the mighty name of Jesus, Father, we love you. Nel nome di Gesù noi ti amiamo, Dio. We honor you, Lord. Noi ti onoriamo. Without you, we are nothing. Senza di te siamo nulla. We just want to do your will. Noi vogliamo fare la tua volontà. In Jesus' name. Nel nome di Gesù. Amen. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Well, I don't know. You have a lot of different conferences coming up. Avete molte conferenze davanti a voi. If you're not in a new e-group yet, se non fai parte di un e-group, sign up for sure. Fanne parte. It's a great community to be a part of. È una bella comunità di cui fare parte. If anybody's watching online, if you haven't been to a live location, se qualcuno sta guardando online e non è stato, non ha mai preso parte in una location qui, now is your time to join, come into a live location and find a community. È il tempo di investire del tempo e venire qui affinché tu possa trovare la comunità.